Sì, io volevo, Max Rigano del comizio.it, volevo farle un paio di domande. Allora, io arrivo adesso dal Consiglio metropolitano, quindi lì ci sono stamattina i precari, che erano gli stessi precari dell'anno scorso della provincia, a cui hanno detto no a Roma col finanziamento attraverso la finanziaria per il loro ricollocamento, però hanno posizioni molto importanti. Il centro antiviolenza è gestito da loro, quella parte amministrativa della città che prevede per esempio di dare l'autorizzazione all'uso di determinate acque è roba loro. Senza di loro si blocca tutto. Questa mattina gli uffici erano vuoti e loro chiedono di poter vedere rinnovato il contratto perché altrimenti vanno a casa e tra loro ci sono madri incinta, persone con famiglia. Che tipo di risposta diamo a loro? Seconda cosa, faccio un esempio. Questione rifiuti a Milano. Il Comune di Milano ha ad un certo punto mandato una serie di lettere a migliaia di famiglie chiedendo il pagamento della tassa dei rifiuti. Tassa dei rifiuti che viene chiesta perché in alcuni casi non è stata mandata, malgrado i solleciti, cioè non sono stati mandati alle famiglie i bollettini per pagare. Le famiglie hanno fatto i solleciti, il Comune non ha mandato questi bollettini, alla fine si ritrovano a dover pagare centinaia se non migliaia di euro di mora per omessa denuncia, perché il comune non ha dato comunicazione del fatto che una persona deve fare denuncia anche per la tassa dei rifiuti se fa un cambio di residenza. Potrei andare avanti. A queste persone a cui si dà una pressione fiscale ulteriore, che tipo di risposta diamo? Allora, per quanto riguarda la città metropolitana, mi fa piacere che ritorni il tema, perché quasi tutte le cose che dovremo fare sulla sicurezza e sul lavoro possono essere fatte soltanto a livello di città metropolitana, perché c'è la dimensione, c'è la massa critica, ci sono le risorse per poter fare certi investimenti. La massima critica che si può fare alla legge che è stata fatta sulle province è che, come dice lei, non viene chiarito dove vanno le attività che svolgevano le province. E quindi c'è questo ballottamento di responsabilità tra comune, regione e città metropolitana, dove la confusione in taluni casi regna sovrana. Noi ci siamo battuti anche per il famoso CAM, che è il centro di accoglienza dei bambini, quelli che vengono mandati dai tribunali, che si è trovato in una specie di terra di nessuno a rischio chiusura proprio per questa insipienza governativa e parlamentare nel fare la legge sulle province. Allora, questo è un lavoro che andrà fatto da chi avrà. La città metropolitana è in mano al Comune di Milano. Il sindaco della città metropolitana è il sindaco di Milano. Non può chiedere a nessuno di risolvergli il problema, è lui. E in città metropolitana, devo dire, nell'attuale amministrazione quasi non si sente parlare. Ecco, quindi noi dobbiamo velocemente fare questo lavoro e appena saremo lì lo faremo, ma con l'idea che basta avere il livello comunale, il livello città metropolitana, il livello regionale.